Il Messico, chiedete alla Madonna di Guadalupe. Se non ci fosse lei, il Papa quasi non saprebbe spiegarsi l'energia che promana da un paese mosaico, 65 lingue parlate comprese quelle indigene, e la capacità di non soccombere agli abissi di violenza e illegalità che imperversano. Durante la conferenza stampa sul volo di rientro a Roma, alla richiesta di un commento sul viaggio apostolico appena concluso, Francesco ha mostrato tutta la sua ammirazione per una realtà che lo ha affascinato. Il popolo messicano non lo si può spiegare. Questa ricchezza, questa storia, questa gioia, questa capacità di festa e queste tragedie della quale voi avete domandato. Ma un popolo che ancora questa vitalità solamente si spiega per Guadalupe. E io vi invito a studiare seriamente il fatto Guadalupe. La Madonna è lì. Io non trovo un'altra spiegazione. La conferenza stampa guidata da padre Federico Lombardi si è aperta con le domande dei cronisti spagnoli. Uno di loro ha evocato il problema della pedofilia nel clero, citando il caso Maciel, e anche la tendenza a punire il prete colpevole semplicemente spostandolo di parrocchia, ricordando i grandi meriti per l'opera di contrasto intrapresa da Benedetto XVI e prima ancora da Giovanni Paolo II, il Papa ha replicato con fermezza. Un vescovo che cambia la parrocchia a un sacerdote quando si riconosce un caso di pedofilia è un incosciente e la cosa migliore che possa fare è presentare la rinuncia. Chiaro? Clarito? Secondo, para atrás. Caso Maciel. Secondo, indietro. Caso Maciel. Rendire un omenaje. E qui mi permetto di rendere un omaggio all'uomo che ha lottato in un momento in cui non aveva la forza per imporsi. Finché non è riuscito ad imporsi, Ratzinger. Hasta que logró imponer Ratzinger. Sulla questione immigrati, toccata con mano nella messa celebrata a due passi dalla rete di confine con gli Stati Uniti, Francesco ha definito non cristiana una persona che pensa soltanto a fare muri. Quindi una successiva domanda l'ha sollecitato sul tema dell'aborto, in particolare in rapporto ai rischi causati dal virus Zika. L'aborto non è un male minore. È un crimine. E fare fuori uno per salvare un altro. È quello che fa la mafia. È un crimine, è un male assoluto. Invece, evitare la gravidanza non è un male assoluto. E in certi casi, come in questo, come in quello che ho nominato di il Beato Paolo VI, era chiaro. Anche io esorterei ai medici che facciano dal tutto per trovare anche i vaccini e cose contro queste due zanzare che portano questo male, no? Questo si deve lavorare. Altro tema delicato, le reazioni negative in Ucraina all'incontro a Cuba tra Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill e al contenuto della dichiarazione comune. Il Papa ha espresso grande stima per Monsignor Shevchuk, arcivescovo maggiore a Kiev, cui è legato da vecchia amicizia, osservando che le dichiarazioni rese dal presule ucraino in una intervista non erano state riportate con la dovuta ampiezza e che in ogni caso le sue opinioni sono e restano legittime. Il documento è opinabile su questa questione dell'Ucraina, ma lì si dice che si ferme la guerra e che si vada all'accordo. Anche io personalmente ho detto che gli accordi di Minsk si vadano avanti e non si cancellino, no? Con il gomito, quello che hanno scritto con le mani. La Chiesa di Roma, il Papa, ha sempre detto cercate la pace.
La coda della conferenza stampa è stato l'omaggio tributato da tutti i giornalisti del volo papale ad Alberto Gasbarri, 70 anni, da 35 impegnato nell'organizzazione dei viaggi apostolici, che ora andrà in pensione. Per una volta, per l'ombra discreta ed elegante di tre papi, l'emozione della ribalta, tutta intrisa d'affetto.